danno da amianto, tutele preventive, previdenziali e risarcitorie, e questo è il tema del convegno organizzato da USB Taranto. Siamo con Francesco Rizzo, coordinatore provinciale di Taranto di USB, un convegno, come dire, a 360 gradi, a tutto tondo, sulle problematiche dell'amianto, sugli aspetti, come dire, operativi e giuridici. Sì, il titolo dice tutto. È chiaro che il convegno di oggi serve a fare un'analisi, non tralasciando nulla, di tutta la questione amianto. Oggi abbiamo tra l'altro ospiti eccellenti dal punto di vista della conoscenza della questione amianto, prima il presidente dell'ONA Ezio Bonanni, poi abbiamo l'avvocato Soggia che in termini di cause per il riconoscimento dell'amianto a Taranto, come dire, per il risarcimento dal danno dell'amianto a Taranto eccelle, non solo su questo. E è chiaro che poi approfitteremo della presenza del senatore Turco e del deputato Ubaldo Pagano anche per rilanciare quella che è la nostra proposta, quella di riaprire i termini di riconoscimento contributivo per i lavoratori di quella fabbrica, dello stabilimento oggi Acerie d'Italia, in cui vi sono ancora migliaia di tonnellate di amianto censito e tante altre situazioni che poi vengono fuori, così come dimostrano alcune denunce di amianto non censito. Quindi c'è, diciamo, un duplice obiettivo stamattina, quello di rimettere al centro la questione amianto e anche di aprire una discussione politica che miri al giusto riconoscimento dei lavoratori. Diciamo, dei iure condendo, normativa anche, proprio far sì che vi possano essere in Parlamento, come dire, interventi legislativi in materia. Tra l'altro noi abbiamo sollecitato gli interventi nelle proposte che abbiamo inviato ai ministri e ai gruppi parlamentari, che tiene dentro la partita ILVA. Noi abbiamo detto una discussione ce la facciamo, però incominciamo a guardare adesso quelle che sono le reali problematiche che attanagliano i lavoratori. In quella fabbrica ci sono migliaia di tonnellate ancora e noi pensiamo sia giusto aprire una discussione che miri poi a riconoscere ai lavoratori quanto hanno subito e quanto stanno subendo in questi anni. L'avvocato Ezio Bonanni, presidente nazionale ONA, un cammino molto difficile quello per il riconoscimento dei danni da amianto, e Taranto purtroppo tra ex Ilva e Marina Militare ha pagato e paga un prezzo altissimo. Esattamente, Taranto è il nuovo epicentro delle malattie asbesto correlate e delle malattie in generale da lavoro, proprio perché c'è questa condizione dello stabilimento ex Ilva, dove ancora nel passato ma anche nel presente purtroppo ci sono state e ci sono esposizioni ad amianto e ad altri cancerogeni. Questo ha determinato un'epidemia tra ex dipendenti, estesa in qualche caso anche ai familiari. Inoltre la contaminazione ambientale ha determinato un fenomeno di malattie anche nella popolazione generale. Poi c'è la questione dell'arsenale militare, dell'amianto presente nelle unità navali, non solo la vecchia Vittorio Veneto ormai in disarmo, ma anche altre unità navali, quelle costruite prima del 1992, avevano materiali di amianto che hanno determinato per questo l'esposizione del personale civile e militare della Marina, per cui ancora a tutt'oggi sono in continuo aumento i casi di malattie proprio tra i militari e nel personale civile della Marina. L'avvocato Mario Soggia, da tanti anni impegnato nelle battaglie appunto per i diritti di quei lavoratori colpiti appunto dalle patologie correlate all'amianto, avvocato, tante battaglie, evidentemente c'è qualcosa anche da cambiare in sede normativa. Su un duplice fronte voglio proprio soffermarmi su questo aspetto, sull'aspetto appunto della sicurezza sul posto di lavoro, sulla tutela del diritto alla salute, ma anche con riferimento de iure condendo, dicevo, ai riconoscimenti dei danni da amianto. Allora, consideriamo che la malattia da mesotelioma pleurico, che è quella maggiormente riconosciuta come
correlata all'esposizione all'amianto ha una latenza di 40-50 anni. Poiché l'amianto è stato utilizzato negli anni 70 e 80 nell'Italsider di Taranto, stiamo per assistere ad una epidemia di mesoteliomi pleurici, considerando i 50 anni di latenza. E avremo una serie, una moltitudine di persone che si riconosceranno vittime d'amianto con una scarsa protezione da un punto di vista previdenziale, da un punto di vista risarcitorio e che hanno subito delle gravi manchevolezze in ambito di sicurezza sul lavoro. Taranto purtroppo registra numeri da record. Ahimè, abbiamo... Con la sua, appunto, la sua esperienza, le varie vicende giudiziarie che lei ha seguito professionalmente, e come dire, sono la prova provata di una città stuprata, mi passi l'esperienza, dall'amianto. Martoriata da questo punto di vista, perché teniamo conto che stiamo parlando di mesoteliomi che nasceranno, ahimè, purtroppo è così. È un fatto statistico, non è una questione di malaugurio, ma è un fatto statistico. Ci sono state migliaia di persone che hanno lavorato nella Italsider negli anni 60, 70, 80 con una presenza massiva di amianto e con regole sulla sicurezza, sul lavoro assolutamente assenti. Anzi, i lavoratori utilizzavano guanti, utilizzavano ghette, utilizzavano grembiuli di amianto, quindi dove abbiamo un'esposizione voluta. Lo portavano addosso? Lo portavano addosso. Io quando faccio le cause ci sono testimoni, vecchi operai, vecchi impiegati, e mi racconto che ci si sedeva sui teloni di amianto per mangiare un panino o per sorseggiare l'acqua, o che l'acqua era conservata, l'acqua da bere era conservata in bacini fatti di amianto. Quindi una cosa assolutamente incredibile a raccontarsi. Tino Ferrulli, coordinatore nazionale USB difesa. Beh, la Marina Militare, penso a chi è stato imbarcato sulle navi, penso anche a mio padre, scusate il personalismo, penso a chi ha lavorato e lavora in arsenale, beh, purtroppo sono state queste persone, come dire, carne da macello, scusate l'espressione forte, ma è la verità, un amianto che alcuni anni fa, come dire, sembrava, rappresentava quasi la normalità, ora si ha il coraggio di denunciare e di chiedere il riconoscimento dei diritti e dei danni da amianto. Certo. No, io dico solamente una cosa, dicevi bene Luigi, perché io personalmente mi sono stancato e mi sono stufato di vedere i numerosi manifesti di gente, no, che ha dato tanto per lo Stato e oggi a malapena arriva all'età della pensione. Cioè, se dovesse arrivare all'età della pensione, massimo il periodo che dura dopo l'appensionamento è massimo 1-2 anni. Io mi sono stancato di vedere amici, colleghi, no? Questa è una cosa che ci ha indotto in maniera molto vibrata a protestare sotto l'ammiragliato circa un anno fa, no, con quel manifesto dell'amianto killer, perché sappiamo bene che le strutture militari in Italia sono zeppe di amianto, vuoi perché venivano realizzate, ma io dico semplicemente una cosa: grazie alle nostre sollecitazioni, alle nostre vibrate proteste, siamo riusciti finalmente ad ottenere il risanamento di una parte, di una parte parziale dell'amianto contenente, no, nelle varie, diciamo, strutture e quant'altro sulle navi. Ma la questione è un'altra. Io mi chiedo, se oggi mi è fatto il risanamento 2019 e la legge in vigore nel 92, come ha detto giustamente l'avvocato Bonanni, no, dell'Osservatorio Nazionale Esposti a Amianto, questi anni, in tutti questi anni, questi lavoratori sono stati esposti ugualmente a un rischio senza avere alcuna forma di tutela. Allora, quando chiediamo come USB che le leggi si devono osservare, perché una legge si conclude fatta a tutti di osservarla e, no? E farla osservare, noi come sindacato cerchiamo di farla osservare, ci siamo stancati, quando la facciamo osservare pretendiamo sia l'osservatorio epidemiologico, sia il censimento di tutte le, no? Le strutture o gli opifici che contengono amianto. Vogliamo che il personale ci sia immediatamente istituito il registro esposti a amianto. Tutto questo lo avevamo anche ottenuto grazie a una direttiva emanata dall'ex capo di Stato Maggiore, no, attuale capo di Stato Maggiore della Difesa.
l'avevamo ottenuto con un semplice questionario dato al personale e questa possibilità non c'è stato manco, non si è tenuto manco conto anche della direttiva di un capo di Stato Maggiore della Marina Militare. Questo è un atto che noi riteniamo grave per i vari datori di lavoro, i quali dovevano osservare quella direttiva e con un semplice questionario per dire: scusa, tu sei imbarcato su una nave, che tipo di lavorazione svolgi? Ritieni che quella parte che dove stai lavorando ci possa essere amianto? Queste sono le cose che ci avrebbero tutelato. Per cui io dico alla classe politica, è ora che adesso si prenda un indirizzo chiaro, soprattutto, e lo dico sul settore industriale, ma soprattutto per Taranto, perché Taranto è la città emblema di tutta una serie di patologie di cui ci siamo stufi, ci siamo stancati. Grazie Luigi. Il professor Gaetano Veneto, Jus Laborista, beh, intanto il piacere di incontrarlo dopo 30 anni, è stato mio docente universitario, quindi un momento davvero piacevole, bellissimo rincontrarlo. Facciamo un po' un excursus sulle normative diciamo de iure condito e de iure condendo, appunto per il riconoscimento dei danni da amianto, ma anche in un'ottica di prevenzione. Mi permette, intanto grazie per l'incontro, rivedere un allievo è sempre un piacere. Premesso questo, va detto che nel nostro paese c'è stato un notevole ritardo nell'affrontare questo problema, già noto all'inizio del secolo scorso, cioè ormai oltre 100 anni fa la giurisprudenza si era interessata di questo tremendo, tremendo flagello che, mutatis mutandis, può paragonarsi quasi al Covid, diffuso in tutto il sistema industriale produttivo in Italia e nel mondo. Il periodo fascista poi ulteriormente bloccò lo sviluppo della legislazione attraverso interventi incerti ma mai decisi e precisi, perché sapeva di mettere una pietra, un bruscolino nell'ingranaggio dello sviluppo industriale. Tutto questo ha portato fino ad alcuni anni fa a una giurisprudenza incerta e a una carenza di interventi legislativi. Pertanto il problema posto dal mio intervistatore ex alunno diventa attualissimo quando si pensi a un ancora scoordinato sistema di intervento e di interventi in parallelo dalla giurisprudenza molto spesso incerti sui tempi di prescrizione per aggredire il fenomeno alla radice. In sostanza la patologia è sempre coperta da interventi che sanano con la morte per gli eredi diritti lesi, cioè il diritto alla salute nell'attività produttiva. Il processo attuale di estrema sofisticazione porta anche a un caducamento delle norme giuridiche, perché ormai l'amianto è, diciamo pure, delle società industriali vetero capitalisti, tant'è che nei paesi più avanzati i modelli di produzione dell'acciaio sono estremamente avanzati, salvo che purtroppo in Italia e a Taranto in particolare. Io ho vissuto la vita di Taranto dall'inizio ad oggi e ho visto amministrazioni bruciarsi, locali, governi prender tempo e capitale selvaggio, privato e purtroppo pubblico anche, che bellamente ha lasciato morire non solo operai, ma ha distrutto famiglie, vedove e bimbi. C'è da augurarsi che un intervento più mirato e una giurisprudenza più puntuale sui tempi di decorrenza dell'esercizio del diritto possa mettere fine a questa piaga. Emergenza amianto, siamo con il senatore Turco. Il ruolo della commissione d'inchiesta istituita e il ruolo fondamentale della VIAS. Sì, innanzitutto nel 2019 io ho chiesto al Parlamento e quindi in Senato l'istituzione di una commissione d'inchiesta sulle morti del lavoro e sulle morti per cancro, dove Taranto purtroppo, ahimè, primeggia con una percentuale di circa il 70% di malattie professionali e morti sul lavoro riconducibili anche alle attività tumoriali. Questa commissione d'inchiesta è stata istituita in Senato, unitamente poi all'istituzione di un disegno di legge sull'introduzione della valutazione integrata dell'impatto ambientale. Il problema amianto oggi è ancora un problema non risolto a distanza di oltre 25 anni. In Europa
noi abbiamo circa 15.000 morti accertate, di cui in Italia 1.500 decessi. È un problema che va risolto in maniera sistemica, agendo innanzitutto sulla prevenzione, e quindi la valutazione integrata ambientale può essere, diciamo, una soluzione. Vanno accertate, poi intensificate le cure, oltre che la prevenzione, e dopodiché c'è il problema della valutazione dei rischi. Ora, il problema a Taranto è particolarmente sentito, e su questo sto per presentare anche in legge di bilancio l'istituzione di un fondo amianto al fine di favorire il reinserimento nel mondo del lavoro delle unità lavorative che sono presenti nell'amministrazione straordinaria di Ilva. L'onorevole Ubaldo Pagano, come dire, de iure condito l'attuale normativa per quanto riguarda il riconoscimento per danno da amianto, de iure condendo da costruire certamente una normativa che innanzitutto tuteli i diritti dei lavoratori, il diritto prioritario alla salute, ma una normativa anche che riconosca i danni enormi da amianto. E come tutti sappiamo, come già detto con l'avvocato Bonanni, Taranto ha pagato e paga in termini altissimi appunto i danni correlati a questo fattore inquinante. Taranto paga i danni da inquinamento da amianto come tutto il paese, purtroppo. È un problema che colpisce tutto lo Stato nazionale. A Taranto si aggrava perché si unisce ad altri fattori inquinanti, sia ex Ilva sia Arsenale, Marina Militare, che hanno per anni ammorbato la salute dei tarantini. Su questo sicuramente molti passi in avanti sono stati fatti. Nella scorsa legge di bilancio riuscimmo anche a portare il contributo che veniva riconosciuto alle vittime di amianto da 6.000 a 10.000 euro una tantum. È evidente che da questo punto di vista dobbiamo anche lavorare sulle fattispecie per il riconoscimento di patologia gravosa, e quindi con la possibilità di anticipo pensionistico per tutti coloro i quali sono rimasti esposti all'amianto. E da questo punto di vista è evidente che la riforma previdenziale che dovremo per forza fare entro il 2022 rappresenta un'ottima occasione per poter procedere in tal senso. L'onorevole Rosa D'Amato, parlamentare europeo, quando parliamo di amianto parliamo di diritti negati, danni da amianto. Beh, evidentemente le normative nazionali dovrebbero, come dire, uniformarsi a quelle europee, ma molto spesso non è così. Ma infatti la coincidenza vuole che proprio nella plenaria di ottobre, il 20 ottobre, il Parlamento europeo, sottolineiamo il Parlamento europeo, quindi non la Commissione, ha votato a larghissima maggioranza un report che è diventato una mozione di soluzione, ossia una richiesta di impegno alla Commissione europea di presentare una modifica, più modifiche in realtà, a direttive europee che riguardano la sicurezza sul lavoro, ma in generale un quadro europeo, una strategia europea sull'amianto. Ci sono richieste ben precise e adesso bisognerà, questo è il compito del Parlamento europeo, spingere affinché la Commissione al più breve tempo possibile faccia presenti queste modifiche. Avere una maggioranza in Parlamento europeo non è sempre facile, però su temi come questi che riguardano la salute ci riusciamo. L'avvocato Giovanni Gentile, esperto di problematiche di amianto, un bubbone, come si suol dire, che non finirà mai, ma che sta emergendo, nel senso che non si piega più la testa, e quelle realtà che venivano nascoste ora emergono proprio per riconoscere il diritto alla vita di chi lavora, ma anche il riconoscimento dei danni patiti a causa dell'amianto. Certo. Dunque io, come lei ha detto benissimo, sono un ex operaio Ilva, dove ho vissuto in prima persona
tutte le problematiche all'interno dell'Ilva dove l'amianto non era conosciuto. Nessuno ha mai detto nulla, nessuno ha mai esposto i lavoratori al sottoscritto anche che l'amianto era un killer, come dice l'avvocato Bonanni in un suo libro, che uccide in silenzio. Il silenzio lo abbiamo portato fino a poco tempo fa, quando un vuoi per via delle normative che sono arrivate in ritardo, vuoi perché comunque abbiamo iniziato a fare cause in tribunale, è uscita fuori una storia a dir poco allucinante dell'uso indiscriminato che l'amianto è stato fatto sia nell'Ilva sia in tutto l'indotto dell'arco industriale tarantino e anche nazionale. Però in Ilva specialmente chi l'ha vissuto può dire oggi che comunque sapendo poi le conoscenze anche mediche come sia, che uno dice se nel caso c'è un'esposizione ad amianto e c'è un periodo di incubazione che va da un minimo di 10 a 40 anni, ognuno di noi che ha lavorato là dentro è a rischio della propria vita. Per cui oggi noi parliamo, forse oggi avremo modo di parlare con dei parlamentari dove ci hanno dimenticato come legislazione dal 2003, cioè una legge ormai vecchia, obsoleta, e parlano, però tutto si fa a meno che tutelare i lavoratori. Giuseppe Di Costola, coordinatore provinciale di Taranto USB settore difesa. Parliamo di amianto quest'oggi, ma evidentemente sono indispensabili interventi normativi, interventi legislativi. Cosa si sente di dire a chi siede in Parlamento? Sì, a oggi le istituzioni sono assenti. O quantomeno girano attorno al problema. Come ben sappiamo ci sono normative sull'amianto da quasi 30 anni, alla quale dirigenti e datori di lavoro non si attengono o si attengono in maniera parziale. Purtroppo Taranto è una città stuprata dalle problematiche dell'inquinamento, dalle problematiche di amianto. Sappiamo benissimo che la fibra di amianto è un killer lento, silente, subdolo, e quindi bisogna intervenire. Abbiamo perso troppo tempo. USB difesa è in prima linea e quindi non fa sconti a nessuno. L'ingegner Clara Miccoli, esperta di sicurezza e di ambiente, sicurezza sul posto di lavoro, ma dei piccoli passi in avanti in tutti questi anni, proprio diciamo attraverso l'esperienza da lei vissuta professionalmente giorno dopo giorno, ci sono stati, ci sono? Beh, certamente la normativa aiuta abbastanza, nel senso che adesso ci sono le modalità di monitoraggio, sia un campionamento di tipo ambientale finalizzato a valutare la dispersione delle fibre di amianto in ambienti di lavoro, sia anche una valutazione di tipo visivo. Purtroppo questa cosa non è stata fatta negli anni, oggi la situazione è ben diversa. Nel momento in cui ci si trova davanti a un superamento dei limiti, bisogna si interviene. Ecco. Il cammino però è ancora lungo. Assolutamente sì, soprattutto sulle costruzioni lì dove esistenti, dove l'amianto ancora persiste, e quindi le attività di bonifica sono ancora in cammino. Ecco. L'avvocatessa Emanuela Sborgia, ma in base un po' alla sua esperienza professionale, valutiamo un po' così l'atteggiamento della giurisprudenza. Dunque, una domanda particolarmente complessa, perché io sono un avvocato penalista e ho affrontato diverse battaglie giudiziarie a tutela dei lavoratori esposti, e devo dire che il percorso è molto complicato, arduo, e difficilmente si arriva, se non dopo lunghe battaglie, ad un esito che non sempre è favorevole. Il più delle volte i processi vengono interrotti, o meglio vengono definiti con una
la sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione. In altri casi è anche difficile giungere ad una sentenza di condanna, una sentenza di condanna che tra l'altro non ristora a livello pieno le persone, le vittime, le persone offese, le persone costituite parte civile, perché nel processo penale il risarcimento del danno avviene solo all'esito della irrevocabilità della sentenza, quindi bisogna esperire 3 gradi di giudizio al fine di ottenere i ristori dovuti, salvo una provvisionale in primo grado che si potrebbe anche correre il rischio di dover restituire qualora la Cassazione annullasse la sentenza di eventuale condanna. Per cui gli orientamenti giurisprudenziali sono, ahimè, anche ultimamente non unanimi e soprattutto non favorevoli per le vittime, perché nelle tutele risarcitorie delle vittime d'amianto vi è una problematicità estrema nel rapporto di causalità e nell'attribuibilità del fatto di reato dell'omicidio, delle lesioni ai titolari delle posizioni di garanzia, vale a dire ai datori di lavoro, ai responsabili di stabilimento, ai soggetti che si trovano poi coinvolti, imputati nel procedimento penale.